oggi di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue sul quale sono state presentate diverse novità al Congresso americano di ematologia, l'ASH. Tra queste, i risultati di uno studio preliminare ma molto interessante, nel quale si è testata la combinazione di due inibitori con diverso meccanismo d'azione, Gilteritinib e Venetoclax, in pazienti con leucemia mieloide acuta recidivato refrattaria FLT3 positiva altamente pretrattati. Ci facciamo spiegare in dettaglio di che cosa si tratta da un esperto di questa patologia, il professor Giovanni Martinelli. Allora, professore, quindi. È stato presentato all'ASH quest'anno questo nuovo studio preliminare che vede la combinazione di due farmaci, che sono appunto Gilteritinib e Venetoclax, per i pazienti con leucemia mieloide acuta con mutazione di FLT3. Come è stato fatto questo studio? Che cosa è stato fatto? Questo studio è importante perché per la prima volta sono stati messi a confronto i due, forse tra i migliori farmaci che abbiamo avuto a disposizione negli ultimi 5 anni, cioè il Venetoclax e il Gilteritinib. Il Gilteritinib è registrato per le leucemie acute mieloidi FLT3 positive ricadute refrattarie, e il Venetoclax più di solito l'azacitidina è registrato in Italia, per esempio, per le leucemie acute mieloidi in prima diagnosi. Aver messo insieme i due migliori farmaci è stata una scommessa, infatti lo studio che viene riportato dal mio caro amico, dottor Naval, dell'MD Anderson Cancer Center, al congresso internazionale ASH di quest'anno, 2020, è un fase 1, quindi una iniziale sperimentazione clinica, che ha visto 39 pazienti ricaduti refrattari a diversi trattamenti terapeutici, molti dei quali avevano già fatto un inibitore tirosinchinasico e che sono stati trattati con dosi scalate di venetoclax e azacitidina. Ma che risultati ha dato questo studio dal punto di vista dell'efficacia della combinazione Gilteritinib-Venetoclax? La maggior parte dei pazienti, 19 pazienti, la metà, ha dovuto interrompere il trattamento, ma poi l'ha potuto riprendere successivamente, quindi l'hanno discontinuato soltanto in 12. E quello che è successo è che l'83,8% dei pazienti hanno ottenuto una risposta completa. L'ASTRA si chiama Abstract ASH 333, e questo Abstract per la prima volta dimostra che il median event free survival, cioè l'evento mediano di sopravvivenza, è di 5,1 mesi, ancora poco se vogliamo, ma è una popolazione assolutamente difficile da trattare, ma soprattutto che questa popolazione ha avuto un significativo capacità di poter essere trattata senza mortalità. La mortalità a 30 giorni è zero e la mortalità a 60 giorni è il 13%, sono solo 5 malati. Purtroppo queste sono leucemie molto difficili da trattare e poi è possibile anche che succeda un'infezione o la malattia proceda. Per la prima volta otteniamo in seconda ricaduta completa l'83,8% di risposta completa e io direi che questo dato fa ben sperare per un possibile utilizzo in futuro di un nuovo trial clinico a cui speriamo di poter partecipare, che combini le due migliori medicine in questo momento sul mercato per le leucemie mieloidi acute. Ecco, quali sono i risultati dello studio dal punto di vista della sicurezza di questa combinazione? Ma la sicurezza è molto buona. Devo dire che ho visto che soltanto una piccola parte dei pazienti, meno del 5% dei pazienti, aveva una colite, una progressione della malattia, che non, quella non è un effetto legato alle medicine, o una sindrome da disfunzione di qualche organo, il fegato. C'era un solo paziente che aveva una malattia polmonare dovuta a spergillosi. Tenga conto che le tossicità di grado 3 e 4 sono meno del 20%, di cui la più principale è la neutropenia, in qualche modo attesa in questo gruppo di pazienti. Quindi complessivamente la tollerabilità di questi pazienti è particolarmente buona, se si pensa poi che l'età mediana di questi pazienti era di 63 anni, con un range che andava da 23 anni a 85 anni, quindi la maggior parte di questi pazienti era anziana. E la maggior parte di questi pazienti aveva un echo performance status, cioè una qualità al momento in cui entravano nel protocollo non particolarmente buona, perché erano tutti o fase echo performance status 1 o 2, che voleva dire che non stavano tanto bene. Vi ricordo che quando l'echo performance status 2 ci si alza alcune ore soltanto dal letto, quindi c'è una certa difficoltà a stare nel letto e poter ricevere cure. Quindi una popolazione fragile, una popolazione anziana, pluritrattata, che ha ottenuto nell'83% un beneficio.
Professore, si tratta di uno studio chiaramente ancora molto preliminare, uno studio di fase 1B, però guardando un po', diciamo, al di là, nel futuro, se questa combinazione verrà ulteriormente sviluppata e se dovesse poi essere approvata, quale potrebbe essere il suo posto in terapia e quali implicazioni potrebbe avere per la vostra pratica clinica? Ma siamo ancora nelle fasi iniziali della sperimentazione dei pazienti ricaduti refrattari, quindi dovremo avere la pazienza di sviluppare il farmaco fino alla fase 3 registrativa, possibilmente in randomizzazione. Ci vorranno ancora un paio d'anni per poter fare questo tipo di combinazione. Tuttavia, il suo ruolo è inizialmente sicuramente nei pazienti ricaduti refrattari, non ricaduti refrattari a multiple linee di terapia, ma una sola linea di terapia, e poi successivamente andremo ad esplorare anche se lo possiamo utilizzare prima nei pazienti in prima linea, ma fragili, o non trattabili con chemioterapia, e poi successivamente anche nelle persone giovani, perché è chiaro che se questo trattamento è ben tollerato e molto efficace, è giusto darlo anche ai giovani, non soltanto agli anziani.